Buongiorno ragazzi, iscrizione al canale gratis e campanellina. In questo canale è tutto gratis, agli utenti non costa nulla né guardare video né guardare le live. A proposito, la live dell'altra sera, 420 persone collegate a luna di notte, 530 picco massimo, sono numeri da canale di 50-60 mila iscritti, uno dei tre canali più seguiti sull'Inter è questo, numeri alla mano. Uno dei tre canali più seguiti sull'Inter. Il live penso sia il secondo dopo Bergomi, come più seguito. Anzi, no, penso, dopo Bergomi penso siamo il più seguito. Il live in assoluto. Che saluto, ciao Fabio, che a breve faremo una live insieme con Fabio Bergomi. Attenzione, attenzione, Gazzetta dello Sport, negoziatori a Riyadh con il governo Inter. Negoziatori a Riyadh con il governo saudita. Però, fermo, fermo. Non è che dicono che comprano la società, che comprano l'Inter, no? La Gazzetta ci gira intorno con un articolo, secondo me, tra il serio e il comico, perché ora i sauditi entrerebbero come sponsor, a Riyadh tira il nero azzurro, l'Arabia Saudita guarda l'Inter come partner commerciale. Pare ci sia addirittura una scomunica. Per chi osa anche solo parlarne come futuri proprietari dei sauditi, che saranno loro i futuri proprietari dell'Inter, i sauditi. L'articolo è alquanto l'Inter potrebbe avere presto nuovi sponsor sauditi. Abbiamo già Qatar Airways per il prossimo anno che è pronto a pompare i soldi. Di natura commerciale, le negoziazioni in corso con il club nerazzurro e il governo di Riyadh. Quindi la Gazzetta dice ci sono delle negoziazioni in corso tra il governo nero azzurro, scusate, tra il governo di Riyadh e la società nerazzurra. Però questo lo ammettano, che ci sono delle negoziazioni in corso tra Riyadh, tra il club nerazzurro e il governo di Riyadh, lo ammettono, ci stanno girando un po' intorno. E questo è il giornale che ha sempre fatto il commiato al cinese. Attenzione, te pensa quanto gli costa scrivere un articolo del genere? Pensa quanto gli è costato, perché piano piano, vedi, si stanno avvicinando. Poi ne parleremo del pomeriggio. Ragazzi, io ieri ero fuori a pranzo, ero da parenti, ho aperto un attimino Facebook, non ce l'ho perché non mi piace. Ho aperto Instagram, mi sono arrivate tante mail. Io non lo so se il passaggio di vuoto è stato fatto o non è stato fatto. Io questo non lo so. Io so solamente una cosa, che verso gli obbligazionisti deve essere comunicato almeno 60 giorni prima, qualora ci fosse stato un passaggio vuoto. E entro 15 giorni dal passaggio di vuoto, massimo 30, deve essere comunicato alla FIGC. Io ti posso dire questo, io non so nulla se è stato fatto il passaggio vuote, perché secondo me entreranno ad anno nuovo. Così, te lo dico senza sapere quando entreranno. So che entrano i sauditi, ma non so se entrano ora o entrano ad anno nuovo. Secondo me entreranno ad anno nuovo, così, te lo dico a pelle. Quando io ieri sera, prima della live, ho scritto in chat, e molti di voi lo sono, aspettiamo il presidente alla cena di Natale. Lo scrivevo prima che fosse comunicato dalla Gazzetta, perché mi avevano appena detto che lui non poteva venire nemmeno alla cena. Quindi ora, siccome ha sempre fatto tutte le cene, quest'anno si è messo a dieta, Zang non è potuto venire alla cena. Secondo te perché non viene alla cena dell'Inter? Ma i cinesi, ho sentito dire, ma i cinesi Natale non lo festeggiano. Forse farà un altro messaggino registrato e lo manderà. Ormai siamo alla fine con Zhang, finalmente dico, siamo alla fine con questa specie di proprietà. Siamo alla fine e io sono felice. Siamo alla fine. Veniamo alla partita all'Udinese. C'è un giocatore che a me piace tantissimo, che si chiama Pafundi, che era dell'occhio del cinone di Mancini, è un ragazzo molto ma molto interessante. L'Udinese ha quegli attaccanti rapidi, fisici, che ci possono mettere in difficoltà, quindi questa è una partita importante. Ieri la Juve, ragazzi, cioè se te guardi la Juve dici, ma questi come fanno a vincere da qui alla fine del campionato tutte le partite 1-0? Il problema è che vincano. Miau miau lì ora sembra diventato anche un difensore serio, vedi? Però questi criticavano Allegri fino all'altro giorno, ora sono tutti a leccare i piedi ad Allegri. Il problema è che questi continuano a vincere, come non importa, loro vincano, capito?
Per noi quella di stasera diventa una partita fondamentale. Il Napoli è scoppiato, ragazzi. Il Napoli vale la metà di quello che valeva l'anno scorso. L'ho vista la partita ieri sera. Kvaratskhelia lì sbaglia una roba veramente da querela. Quindi gli sta girando anche un po' tutto male. Quindi contro l'Udinese è una partita fondamentale. Bisogna vincerla. Ci sono tanti infortuni. Dicembre, ragazzi, io ve lo dico. Sarà un mese duro. Io comunque l'Inter quest'anno la vedo più costante a livello mentale. Sono fiducioso. Poi parliamo più tardi della partita. Ciao, Inter.